Mamma mia, che vento che c'è, che giornata ragazzi. Buongiorno ragazzi, siamo sempre qui davanti a questo embalse, non so se si vede perché è parecchio nebbiolosa la faccenda, parecchio grigia. Là dietro c'è Alcantara, siamo stati qui due notti, praticamente ha fatto due giorni di pioggia, brutto tempo, quindi siamo stati fermi qua. Per vedere la città ci vorrebbe una giornata di sole, però mette ancora un po' di brutto tempo. Quindi abbiamo deciso di spostarci e andare a cercare un'area sosta dove caricare un po' le batterie, perché con questo cielo siamo un po' a zero e inoltre abbiamo bisogno di attaccarci insomma la corrente elettrica, farci una doccia e fare un po' di commissioni, fare la spesa, un po' di cose varie. Quindi lasciamo questo posto, ma è solo un arrivederci, perché questo posticino che abbiamo trovato con Parfortnite è veramente bello bello bello. Se vi interessa trovarlo questo posto, basta che cerchiate le embalse di José María de Oriol e ci sono vari punti lungo il lago dove si può accedere con questa stradina che è abbastanza semplice da percorrere e gira tutta intorno al laghetto, alle embalse, che è formato dalla diga di Alcantara. Un bel posto. Bene ragazzi, ci siamo spostati, abbiamo trovato questa area che è praticamente vuota, c'è un vento che porta via. Qui è dove abbiamo parcheggiato, abbiamo la colonnina elettrica e siamo al Camper Park Caseres Naturas di nel paesino di Cañaveral. Quindi usufruiamo di quest'area per ricaricare batterie e farci anche una doccia, sperando poi che il tempo migliori perché oggi fa veramente schifo. Buongiorno ragazzi, in questa giornata apocalittica, guardate che cielo che c'è. Siamo in quest'area camper, abbiamo usufruito di tutti i servizi e ci apprestiamo a ripartire. Quindi ragazzi, ci apprestiamo a lasciare quest'area. Una giornata veramente incredibile, c'è un cielo cupo, grigio. Tempesta di sabbia. Abbiamo pulito anche il pannello solare che era pieno di terra, una cosa incredibile. Sì, è tutto rossiccio sopra qualsiasi superficie. Sì, sì. Io ho dato una pulita a parabrezza, ci serve da pulire tutto Charlie, ma non ci si farà. Bene ragazzi, siamo giunti a Plasencia e ora andiamo a fare la spesa perché abbiamo perché un mangiamo. Po' bisogno, insomma. Che mangiamo? Eh sì. Andiamo qui all'Aldi. Colpette di seppia, fa così. Com'è il colore? Mm-hmm.
Bene ragazzi, abbiamo parcheggiato e ora si fa pranzo. Si è. Si è. Che fame, fame. Cioè abbiamo tantissima fame. Oggi ragazzi, giornata piovosa. Però d'altra parte si può sempre trovare il sole. Ogni tanto anche noi troviamo la pioggia. Vieni qua. Fa anche freddo. Ah, freddo no, dai. Freddo no, però è umido. È umido. E ci addentriamo nel centro storico di questa cittadina. E questo ragazzi è l'imponente cattedrale di Plasencia, veramente bella. Bella davvero. Sì. Con tutte queste guglie particolari. Sì. È imponente. Noi qui Plaza Mayor. Qui c'è un parador che guardate qua. Buongiorno da Plasencia, ragazzi. Buongiorno. Abbiamo passato ieri sera la serata qui in questo parcheggio. Ha piovuto poi di nuovo terra, infatti il vetro è praticamente ricoperto completamente di terra. Perché abbiamo un parabrezza? Sì, sì, meno male che l'abbiamo. Ma anche i giacchetti addosso, tutti pieni di terra, di sabbia, l'ombrello, cioè è una cosa allucinante. Sì, dopo la passeggiata di ieri ci siamo interrati. Abbiamo scoperto poi che questa è proprio un'ondata di maltempo che ha coperto tutta la Spagna, sì, e anche oltre. Quindi ora ci spostiamo verso un embalse, un laghetto, dove nei prossimi giorni dovrebbe migliorare. Abbiamo visto il meteo e oggi dà ancora un po' coperto, però da domani e domani l'altro dovrebbe essere migliore, ce l'auguriamo. Vediamo un attimo, quindi andiamo un po' in natura, nei posti, insomma, abbiamo trovato sempre i soliti posti su Park Fortnite, ormai lo sapete, e andiamo sul laghetto, magari riusciamo a godere un po' di tranquillità, perché ovviamente anche qui non abbiamo dormito male, però insomma arriva il camion della Nettezza Urbana, rumore e le macchine che partono vicine, insomma non è come dormire nel silenzio più totale. Bene, partiamo, venite con noi, seguiteci sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale, abbiamo il pulsantino qui sotto e anche ai nostri social. Esatto, Facebook ed Instagram, abbiamo sia la pagina di Facebook che il canale Instagram, e ci supportate e ci dà ancora la forza di continuare a fare i video, perché... Ma io sono già iscritto, vabbè, avvisate i vostri amici e parenti, magari loro non sono iscritti. Esatto, se ci fate un po' di pubblicità, condividete, insomma, almeno si amplia la famiglia, si amplia il nostro giro di amicizie, diciamo così, e riusciamo a sostenerci, perché... C'è un bel po' di lavoro dietro, ragazzi, sì, tra sì, le riprese, i montaggi, le musiche, insomma, non è cosa da poco. E quindi, ovviamente, se ci date un sostentamento con la presenza, con i commenti e tutto quanto, ci dà la forza e ci sprona per andare avanti. Ma
Mamma mia ragazzi, marrone, è la sabbia del deserto, sì. Sì, sì. Che stradina ragazzi che stiamo facendo. Stiamo facendo la strada per raggiungere questo embalse in mezzo alla natura. Ricordiamo, per chi non sapesse cos'è l'embalse, in Spagna vengono chiamati questi laghi artificiali che si creano da un fiume sbarrato con una diga, e si chiamano embalse, quindi noi usiamo questa parola magari. Qui si segue, vede la diga, guarda. Esatto, sì, sì, sì. Che poi sono centrali idroelettriche per lo più. Sì. Noi proseguiamo per questa stradina fino a raggiungere questo punto. Speriamo sia bello. Vediamo. Ok ragazzi, si è accesa un'altra spia. Come l'altra volta quella delle candelette, ora si è accesa la spia dell'olio. Eppure noi abbiamo fatto il cambio dell'olio prima di partire e ci abbiamo 8 e 5, quanto fa? 13? 13.000 km. Dopo 8.000 km abbiamo aggiunto una tanica d'olio completa perché l'ha bevuto tanto. Questa cosa ora ci dà un po' di preoccupazione, ma ora appena provo per fermarmi facciamo riposare il motore, abbiamo comunque una tanica, facciamo un rabocco e vediamo un po'. L'olio l'abbiamo controllato anche qualche giorno fa. Era a posto. Sì. È strana sta cosa. Magari è solo il sensore sporco, fa sapere. Vediamo. Allora ragazzi, poi tra l'altro fa un freddo cane oggi. Allora, facciamo un controllo e controlliamo i livelli e vediamo un po' che succede. Allora, come prima cosa andiamo a controllare il livello dell'olio per capire un po' com'è. Vediamo un po' il livello a quant'è. Qui l'asta segna a metà. Io comunque ho una tanica, faccio una bocca di un litro e siamo più sicuri. Bene ragazzi, ora ho preso la tanichetta dell'olio e facciamo un rabocco per sicurezza e poi vediamo un po' di rifare la misura e vediamo cosa ci dice. Abbiamo inserito un litro intero, ora facciamo un attimo la prova per capire. Sembra che ce ne voglia di più, non lo so, è strana sta faccenda, eh? Proviamo. Allora, aggiungendo questo litro, ora quando accendo il quadro mi dà 5 pallini, però appare la scritta far cambiare l'olio motore. Ora non so se è un problema di computer di bordo che va resettato. Certo, non si può andare in giro con questo messaggio ricorrente. Ora qui ho fatto il rabocco, vado a ricontrollare il livello anche dall'asta, poi farò una telefonata al nostro meccanico di fiducia, senti che ci dice. Intanto controlliamo il livello nuovamente. E si riaffonda l'asticella. L'asticella è tutta imbrattata d'olio, quindi vuol dire che l'olio c'è. È strana sta faccenda, veramente strana. Potrebbe essere anche il sensore del livello dell'olio. Bisogna capire bene questa faccenda, via. Allora, proviamo ad accendere il quadro. Magari ci vuole un po' più. Vedi, 5 pallini. Però far cambiare olio motore, mi dice far cambiare olio motore. Proviamo un po' ad accendere.
glielo gira un po' scaldando il motore, entra in circolo. Allora guarda, lampeggia la spia dell'olio e mi dice far cambiare olio motore, ma noi l'abbiamo cambiato 13.000 km fa, abbiamo fatto un rabocco d'olio a 8.000 km che un po' l'aveva consumato, ora l'ho rimesso, però non va bene sta cosa. Siccome avevamo parcheggiato un po' in discesa una volta, in discesa. Cioè, qui è tutta una salita, magari ci sta che, ora spengo un attimo, ci sta che il sensore abbia rilevato che mancava l'olio e infatti è venuta scritta cambiare olio tra 1500 km. Però ho detto, noi si era appena cambiato, si era in condizioni, si era fatto il controllo per bene, era tutto a posto. Non vorrei che lì sia subentrato nel computer di bordo questa cosa e lui ha fatto il conto dei 1500 km, ormai la centralina è entrata in questa ottica. Bisogna chiamare il meccanico, via, e farci dire che... Lì è tutto scritto in tedesco il manuale, perché è quello della Germania. Ma te l'avevi trovato anche in italiano? Sì, c'ho il PDF in italiano. Poi si cerca. Vediamo a vedere se la spia può indicare altri problemi. La spia indica quando c'è un livello insufficiente d'olio, che dice far cambiare l'olio motore. Ora provo a farlo girare un pochino e poi si ricontrolla. Facciamo questa prova. Allora, olio motore, 5 palline. Far cambiare olio motore e lampeggia la spia. Ragazzi, che rottura di scatole. Ora lo facciamo girare un pochino e poi ricontrollo il livello con la stanghetta e poi la risolvo sta cosa, via. Allora, aggiornamento. Aggiornamento. Abbiamo chiamato il meccanico, il nostro meccanico di fiducia. Grande Fabio. E gli abbiamo spiegato la situazione e lui ha detto che probabilmente non era stato resettato il computer, il timer di bordo di quando cambi l'olio, perché devi attaccare la macchinetta, quindi ha detto il computerino. Importante che la spia rossa non sia fissa, perché se è fissa allora bisogna fermarsi immediatamente, c'è un problema proprio che manca l'olio. Se è lampeggiante è solamente il timer che ti dice, perché uno si può anche fare il cambio dell'olio da solo, no? Levi l'olio, metti quello nuovo, ma il timer come fai a zerarlo? Ci vuole la macchinetta, quindi ha detto andate da qualunque meccanico lì della zona, vi fate attaccare la macchinetta, il computerino e gli fate resettare. Comunque ora faremo questa cosa nei prossimi giorni e dal momento che attaccano la macchinetta rilevano anche se ci sono eventuali problemi. Se ci fosse un problema con la pompa dell'olio, se ci fosse un problema con qualunque cosa, loro lo vedono. Ma già quando si è fatto il cambio delle candelette, che tra l'altro vi mettiamo il link qui sopra. Ah, giusto. Perché abbiamo già avuto un problema. A Utrera, vicino Utrera. Siviglia. Così vedete anche tutta la zona intorno, che è molto interessante. E dicevo, fatto il cambio delle candelette a Utrera. Sì, hanno attaccato il computerino e hanno rilevato che c'era un problema nelle candelette. Se ci fosse stato un problema alla pompa dell'olio o qualcos'altro, l'avrebbero visto. Certo. Non c'era assolutamente nessun problema. Quindi sicuramente è una mancanza di resettaggio del timer. Noi il dubbio ci era venuto che fosse un problema sopravvenuto ora, cioè si fosse rotto qualcosa da oggi, capito? Non retroattivo il problema. Però insomma ci ha tranquillizzato e ha detto che dal momento che è lampeggiante, noi ci abbiamo fatto anche l'aggiunta dell'olio. Noi un litro d'olio l'abbiamo aggiunto, ma lì non gli fa. Comunque segnava. Ora ce n'è un botto d'olio, si frigge, insomma. Sì. Non ce ne va messo troppo, perché c'è un minimo e un massimo, non bisogna nemmeno metterne troppo, però abbiamo visto che comunque un po' di olio se lo beve sto mezzo. Perché insomma sta macinando. Si sono fatti altri 6.000-7.000 km, insomma via. Va bene, dai, ci spostiamo, vediamo di raggiungere questo posto dove fermarsi. Vediamo se tira troppo vento o meno, perché io sono stata un attimo fuori, c'è un vento ghiaccio. Vediamo, dobbiamo capire, cioè... Così a campo aperto col vento che tira, al limite se è troppo freddo ci dobbiamo riparare un attimo. Dobbiamo vedere. In that dream I heard a warning.
Eccoci davanti al castello di Granadiglia. Vedete Charlie com'è sporco di terra. Ha piovuto veramente fango e terra in questi giorni. Guardate che roba, sporchissimo. Bene, siccome è quasi l'ora di pranzo, tra 10 minuti chiudono, ma poi alle 4 riaprono, dalle 4 alle 6 e l'ingresso è gratuito. Quindi ora andiamo a mangiare e poi facciamo un giro dentro. Allora, abbiamo mangiato, ci siamo un po' riposati dentro al van. Purtroppo oggi è una giornata un po' ventosa, brutta, grigia, sono arrivati anche dei pullman di gente. Abbiamo deciso di entrare a fare la visita domattina, perché domattina mette una giornata un po' migliore. Quindi stanotte dormiremo qui, in questo posto, che è molto bello, comunque è molto rilassante. E andremo a fare una visita domani al paesino medievale e poi ci faremo un giro intorno al laghetto. Ora vediamo un po' come butta il tempo e se si trova anche un posto dove dormire un'altra notte di là. Questa cosa tonda è una mappa stellare, ora dovremo capire come funziona. C'è un codice QR, probabilmente va guardato con il telefono. È attivo dalle 10 a mezzanotte, quindi se stasera non si gela proveremo a vedere che cosa succede, oppure vedremo domani, perché qui è un posto dove la notte ci sono tantissime stelle. Ora ovviamente è nuvoloso, quindi stanotte mi sa che non si vede niente, però abbiamo un bellissimo posticino dove dormire stanotte. Dai, ci facciamo due passi e poi domani andiamo a vedere questo paese. C'è questo puntile bellino che porta giù alle invalse, come potete vedere. Tenuto bene questo puntile, poi. Ma bello questo imbalse! Ti piace? È certo. Da fare la foto! Certo che mi piace! Quando mi piace io scatto! Ma qui ci sono tante stradine che vanno giù, ci si potrebbe piazzare in ogni posto qui. Sì, non sono molto piante. Che posto! Wild. Mamma mia, ma dove siamo ragazzi? Al vento! Peccato solo il vento, il freddo, perché qui è da stare a maglietta a maniche corti, non col piumino. E nel frattempo ragazzi il cielo si è un po' diradato ed è venuto fuori un colore del cielo spettacolare. Guardate qui che tramontino che si è creato. Prima era tutto tappato, non c'era niente, si è detto ma stasera il tramonto non si vede, invece in un attimo bam,